Oggi è fuori discussione, mi sembra. Oggi parleremo dell'acquario di barriera. Ma è veramente un hobby così difficile? L'acquario di barriera fa spaventa a volte quando si va in negozio per la prima volta. È veramente un hobby costoso, secondo voi? Beh, oggi io mi sento di dire che non lo è nella maniera più assoluta. Scusate. Guardo se prende il telecomando. Sì. Cos'è che ci dà una mano nella gestione dell'acquario di barriera? Lo vedete? L'avete già visto? Le conoscenze. E anzi, oggi ringrazio l'organizzazione che ci sta dando questa possibilità. Quale? Di essere qui a scambiarci le nostre esperienze. Lo scambio di esperienze equivale ad acquisire maggiore conoscenza, maggiore praticità nella gestione dell'acquario di barriera e di conseguenza un'aspettativa più lunga, ci auguriamo tutti, dei nostri ospiti. E quindi diminuzione dell'impatto ambientale. Le conoscenze a cosa sono legate? Qual è l'aspetto, l'input che fa sì che noi ci informiamo a tutte queste situazioni? La nostra curiosità. La curiosità, mi fa spaventare. La curiosità in sostanza io la definisco come una parte del nostro animo che sorride, ma pensate che tristezza una persona che non è curiosa, una persona che non si interessa dei vari aspetti, quanti particolari gli scappano di questa vita dell'acquario, ma non solo dell'acquario, di quello che si vede anche per strada. Ma a volte ci chiediamo, ma come dobbiamo essere curiosi quando parliamo di acquario? Facciamo un esempio. Quanti di voi, anch'io, hanno usato gli amminoacidi per alimentare i coralli nel proprio acquario? Ma gli amminoacidi si scrive amminoacidi o amminoacidi? Oppure si scrive amminoacidi staccato? Si scrive in tutti e tre in questi modi. E poi un'altra domanda, la curiosità, ma non prende da questa parte. Sono molecole organiche? Cosa sono gli amminoacidi? Sono molecole organiche. Le molecole organiche accoppiate cos'è che formano? Le catene delle molecole organiche formano, qualcuno lo sa? Ottimo. Formano le proteine. Mi devo per forza mettere di lì perché non mi prende. È vero. Allora, le proteine servono ai nostri coralli? E come se servono ai coralli? Il corallo perché? E cosa? Che uso ne fa delle proteine? Sentiamo se qualcuno sa che uso ne fa delle proteine il corallo. Crea la propria biomassa, tessuto vivente. Al corallo occorre, è necessario che il corallo cresca. Il corallo deve crescere per, innanzitutto, arrivare a una certa maturità sessuale. Perché la maturità sessuale va in funzione anche delle dimensioni del corallo. Perché il corallo va, la sua riproduzione avviene solo quando le dimensioni sono decisamente ottime, vicino a quelle naturali, perché impiegherà meno energia nel crescere e la destinerà nella costruzione dei gameti. Ma aumenta anche la sua scheletogenese grazie alle proteine. Le proteine danno la possibilità al corallo di utilizzare la carboanidrasi. La carboanidrasi cos'è? È quell'enzima che ha il corallo che riesce ad accelerare la conversione della CO2 metabolica, lo scarto del polipo, in acido carbonico, quindi in carbonato e in bicarbonato, e nello spazio extracitoplasmatico, cioè tra il polipo e lo scheletro, c'è la deposizione del calcio e il corallo cresce. Quindi le proteine servono anche a questo. Di là mi perforo un timpano. Allora, per gestire al meglio l'acquario è necessario quindi, anzi, è necessario l'amore per la natura, ma è necessaria anche tanta curiosità. Un altro aspetto molto importante nella gestione dell'acquario di barriera sono tutti i particolari, i piccoli particolari che a volte
noi non consideriamo, non gli diamo peso, che siano alimenti o integratori. Facciamo un esempio degli oligoelementi. Cosa sono gli oligoelementi? Sono tutte quelle sostanze disciolte nell'acqua al di sotto del milligrammo per ogni chilogrammo barra, quindi litro circa, di peso dell'acqua marina. Quindi sono sostanze infinitesimali. La vita nel nostro pianeta si è sviluppata dal mare. Il mare è ricchissimo di oligoelementi. Quant'è che si è riempito di tutte queste sostanze, di tutti questi minerali? Durante la stagione delle piogge perenni, 40.000 anni di piogge continue, grazie alle quali l'acqua ha portato un'erosione della crosta terrestre, trascinando in acqua proprio, nei mari, nei bacini che si stavano formando, tutti questi oligoelementi che poi si sono stabilizzati e oggi li troviamo lì. Anche noi, all'interno del nostro corpo, abbiamo tanti di questi oligoelementi e quando mancano ne risentiamo. Lo stesso vale per il corallo, vale quindi la legge del minimo quando si gestisce l'acquario di barriera, considerare tutte le piccole cose che sono molto importanti. Qua lo vediamo, questa è la botte di Liebig, che ci dice che l'asticella più piccola, quindi apparentemente la meno influente, determina il livello dell'acqua all'interno della botte. Oggi parleremo quindi delle esigenze alimentari dei coralli sia in natura e sia in cattività e di quello che possiamo fare noi acquariofili per far sì che questi delicati organismi all'interno dei nostri acquari riescano a trovare le condizioni e le sostanze necessarie per poter crescere e svilupparsi e, perché no, come diceva Dino prima, anche riprodursi, perché è una vera e propria soddisfazione. Vi lascio questo filmato che è accattivante, eh? Non c'è il sonoro perché non è collegato. Sì. Si sente appena appena di sottofondo. Grazie. Basta, se no vi abituate troppo. Ma che cos'è che caratterizza l'acquario di barriera? Sicuramente è il corallo. Il corallo è un fantastico predatore. Perché dico questo? Il polipo del corallo riesce a catturare le prede che passano nelle sue immediate vicinanze e a valorizzarle, cioè a trarne... Grazie. A trarne alimenti necessari alla propria crescita. Anche in cattività riusciamo a vedere questa ricordea, che è un antico parente stretto dei coralli SPS, è un corallo che durante la sua evoluzione si è dimenticato di costruire lo scheletro corallino, però vedete come riesce a comprendere che quella particella può essere divorata e velocemente se la trascina alla bocca e la inghiode, con avidità. Quindi senza alcun dubbio il corallo, anche se è molto importante come diceva prima Danilo, non vive di sola luce. Il fatto di riuscire a mantenere per un periodo più o meno lungo questi organismi all'interno dei nostri acquari senza un'alimentazione mirata non significa che il corallo non abbia esigenze alimentari specifiche. D'altronde io mi auguro che i vostri animali che avete in casa, il cane, il gatto, il canarino, tutte queste cose qua, tutti questi animali li alimentiate. Si mette ancora il dubbio che il corallo sia un animale dopo quello che abbiamo visto? Non penso. Un tempo l'idea diffusa era quella: io non alimento i coralli perché vivono degli scarti metabolici dei miei pesci
e degli organismi che allevo in acquario. Ma forse non abbiamo ben presente che cos'è uno scarto metabolico. È una sostanza che viene in un certo senso valorizzata in primis da alcuni organismi e poi rilasciata in acqua, impoverita, carente. Voi mi direte, ci sono, per fortuna aggiungo io, degli organismi nei nostri acquari che utilizzano questi scarti metabolici, ma sono degli organismi di un gradino evolutivo inferiore rispetto a quello del corallo. Il corallo ha necessità di un organico di qualità. E ormai ci sono tanti alimenti vivi e congelati che vi permettono di alimentare il corallo. I danni causati da una mancanza di alimentazione si manifestano nel tempo, un po' come succede a noi, con indebolimenti, sviluppo magari di patologie latenti, riduzione della capacità, questo è molto importante, di sopportare, di adattarsi a determinati tipi di stress. Possono essere errori anche da parte nostra, quali il corallo, se è in forza, riesce a superare, al contrario non ce la fa. Per cui, per condurre l'acquario al meglio, sviluppate tutta la vostra sensibilità, guardate in faccia i vostri pesci, i vostri coralli, cercando di capire esattamente qual è l'intervento che sarebbe meglio fare in quel momento. Al contrario, per comprendere meglio le necessità alimentari del corallo, dobbiamo parlare un attimo della sua fisiologia, di come si alimenta in natura, come catturare le prede, come si cattura le prede che solitamente sono quelle del plancton e come alimentare il corallo in acquario. La barriera corallina è un'oasi di produttività biologica marina, in sostanza in un deserto di sostanze nutrienti. Sotto il pelo dell'acqua l'elemento che caratterizza la barriera corallina è il corallo, anzi centinaia e migliaia di piccoli polipi corallini che rappresentano individui a sé stanti dal punto di vista alimentare e riproduttivo, ma molto collaborativi. Questi individui, soprattutto le madrepore, i coralli duri, con i loro scheletri riescono ad edificare, nel vero senso della parola, la barriera corallina. La costruiscono. Lo scheletro di un corallo, ovviamente morto, sarà un'impalcatura incredibile, ottimale per l'attecchimento delle generazioni future. La barriera corallina rappresenta per cui una varietà di forme di vita e di colore veramente ineguagliabile. È paragonabile sicuramente alla foresta pluviale e come la foresta pluviale affonda le proprie radici in un terreno poco fertile. Allora voi mi direte, ma da dove arriva tutta questa energia? Perché la vita, tutta questa creazione ha bisogno di energia. La colpa è dell'evoluzione. L'evoluzione ha fatto sì che questi organismi divenissero degli specialisti alimentari. In sostanza si nutrono di plancton, luce, organico, particolato e disciolto. Nell'ambiente della barriera corallina la maggior parte del carbonio organico necessario a questi organismi non è libero nell'acqua. L'acqua contiene un ben poco. Il carbonio organico è presente nei corpi degli organismi che abitano la barriera o il plancton. Noi siamo delle unità di carbonio, per cui tutti quegli organismi, tipo i coralli, che hanno necessità di assumere questi alimenti, lo devono fare necessariamente predando. In acquario la situazione è diversa. In acquario il corallo deve nutrirsi necessariamente di luce, quindi l'importanza di avere un corretto apporto luminoso e quindi una quadra già molto importante di quello che è il fabbisogno energetico. E poi indubbiamente il corallo, se non trova alimento vivo in acquario, deve cercare di nutrirsi anche di ammonio, ammoniaca, di nitrato, di fosfato, insomma rabbezza un po' così. Il nostro obiettivo quando gestiamo l'acquario di barriera qual è? È quello di alimentare il corallo, la microfauna, ma non dobbiamo assolutamente inquinare l'acqua. L'acqua deve avere una qualità notevole, la cosiddetta acqua oligotrofica. Quando è che in un acquario i coralli mostrano di essere a loro agio e
a crescere senza alcun problema. Questo succede circa, almeno per me, per le mie esperienze, circa un annetto dopo che ho allestito l'acquario, comincio a vedere questa situazione di crescita naturale dei coralli. E allora si usa una parola molto generica per descrivere questo momento. Si dice, ah, adesso i coralli crescono perché il mio acquario è stabile. Ma come dicevo prima, la parola è troppo generica. Cerchiamo di capire perché in questo momento il corallo inizia a crescere. La Lisarca cellurea è una spugna. È una spugna, è un porifero, è un insieme di cellule che non hanno né capo né coda. Cresce anche in acquario, l'avete vista? Sotto le rocce, nei rifugi, nelle zone criptiche. Ce ne sono tantissime di queste spugne. È stato oggetto di ricerca da parte di gruppi di ricercatori. Perché erano così interessanti? Perché la spugna in mare assorbe una quantità di carbonio veramente incredibile, ma non cresce. Cresceva pochissimo. Allora cosa è successo? Che i ricercatori hanno marcato con isotopo radioattivo le cellule di questa spugna e hanno cercato di capire dove finivano. Una volta rilasciate in acqua, queste cellule divenivano dei flagelli alimentari per tanti organismi ed anche i coralli. Per cui si può pensare che la rete alimentare è inizio proprio in un acquario quando si generano questi organismi nelle zone critiche che danno alimento alla microfauna. La microfauna viene mantenuta più facilmente e si crea, grazie al metabolismo della microfauna, un carbonio organico e particolato disciolto che viene assorbito da tanti coralli. Certo, un tempo la convinzione era quella sempre, i coralli vivono di sola luce, ma perché eravamo così convinti? E beh, per forza, un'acqua così trasparente, dico, cosa può contenere sul tetto del rife? Perché se poi scendiamo nelle lagune l'acqua è molto più ricca. Però, osservando bene, ci sono tanti pesci plantivori che girano in mezzo ai coralli. Beh, ci sarà un motivo grazie al quale questi pesci girano lì in mezzo. E poi la natura ha creato per il polipo corallino una quantità non indifferente di armi, di arpioni che serve al cervo, al polipo, per catturare il plancton. Quindi se li ha costruiti è perché il polipo li utilizza. Anche gli esploratori di un tempo, quando hanno messo la testa sott'acqua, non sapevano bene come catalogare ciò che stavano vedendo. Stavano guardando i coralli, no? C'erano le caravelle sopra la testa, loro erano sotto. Ma cos'è? Non sapevano se attribuirli al mondo animale o vegetale, e questa indecisione restò per parecchio tempo. Dalla comunità scientifica si aspetta che ci spieghi immediatamente cosa sta succedendo. Quindi, poi con il tempo la verità viene a galla, lo studio dei coralli ha portato i ricercatori a dire sono degli animali. Questi animali hanno un loro sistema nervoso, un sistema digerente, un sistema muscolare, e all'interno dei coralli, a parte nelle zooxantelle, non troviamo gli organelli della fotosintesi, i cosiddetti cloroplasti, non ci sono, quindi a tutti gli effetti sono degli animali. Certo, possiamo dire che sul nostro pianeta sia animali sia vegetali hanno qualcosa in comune, si devono procurare cibo, le energie necessarie per poter crescere, come dicevamo prima. La differenza sta nelle modalità di assunzione. I vegetali, grazie alla fotosintesi, le zooxantelle, riescono a generarsi in proprio le molecole alimentari, mentre gli animali, noi siamo animali, il polipo del corallo è un animale, deve ottenere delle molecole alimentari già belle pronte per l'uso. Il 75% dei coralli che arriviamo nei nostri acquari, ma che troviamo anche sulla barriera corallina, possono ospitare all'interno del loro tessuto dei commensali, che sono degli organismi che abitano la stessa casa, non producono nessun danno e nessun vantaggio. Oppure dei parassiti, le turbellari, le calipalline, per dirne un altro. Le calipalline è tosto, sì. Sono dei parassiti che producono solo un danno. E poi ci sono degli organismi simbionti, dove da quella, diciamo, convivenza, entrambe, il corallo e la zooxantella, ricavano un vantaggio.
Entrando ancora più nello specifico, vedete che ci sono neutralismo, competizione, protocooperazione, mutualismo e tanti altri, quindi la situazione è un po' più complessa. Anche i coralli autotrofi, cioè i coralli che si nutrono di luce, sono in parte, queste percentuali sono indicative, dopo va da corallo a corallo, sono in parte eterotrofi. Per il 20% si nutrono di zooplanctoni, il 10% di predazione batterica, sono autotrofi per il 70%, sempre percentuali indicative, generiche. I coralli, al contrario, senza alghe simbionti, sono il 25%, li troviamo anche nei nostri acquari, sono degli eterotrofi, sono degli animali che devono essere alimentati in maniera mirata. Tubastrea coccinea, ad esempio, è uno di quelli. Ci vogliono degli acquari dedicati. È abbastanza assurdo che noi acquistiamo una tubastrea coccinea in un acquario zeovit di SBS, perché faremo molto fatica a mantenere questo corallo. Ma perché il corallo necessita di questo cibo organico così importante, che magari non ci abbiamo mai pensato? Eccolo qua perché. Perché al corallo interessano le proteine, 5-20% della sua alimentazione, mentre per noi animali 60-70%. Grazie alle proteine abbiamo visto che crea la massa del tessuto vivente e l'incremento della scheletogenesi. Ma al corallo occorre anche una piccola parte di fosfati, non possiamo andare a zero totalmente. Una piccola parte occorre perché deve il corallo alimentare il suo piccolo orticello di alghe simbionti che vivono nel proprio tessuto. Questo perché l'alga poi gli ritorna energia, che vedremo a breve. Ma poi anche perché grazie alle molecole di fosfato, fosfato, polifosfato, ortofosfato addirittura meglio perché ha una dimensione molare più piccola, riescono i coralli a creare gli acidi nucleici, che sono delle macromolecole di zucchero e fosfato che servono alla conservazione e alla trasmissione dell'informazione biologica del corallo, quindi alla sua evoluzione. Ormai tutti sapete, questa slide l'ho lasciata, però tutti ormai sapete come funziona questo meccanismo di scambio tra l'animale, cioè tra il polipo corallino e l'alga simbionti. Il polipo elargisce involontariamente della CO2 sostanze inorganiche e l'alga, attraverso questo cibo e la luce del sole, ritorna al polipo corallino una buona parte di energia sotto forma di sostanze zuccherine, ossigeno, glucosio, glicerolo. È questa la simbiosi che garantisce la crescita così veloce alle madrepore. Le madrepore in mare crescono il 10-15% più velocemente degli altri coralli perché hanno questo apporto energetico supplementare. In acquario, come dicevamo prima, riescono ad assorbire ammonio e nitrato presenti in acqua, addirittura questo vale anche per le alghe che non vogliamo, tipo Bryopsis e altre tipologie di alghe. Le alghe, le zooxantelle, riescono ad immagazzinare ammonio e nitrato presente nell'acqua sotto forma di acidi di cristallo unico e riescono ad utilizzarlo quando in acquario di questi elementi azotati ce ne sono molto pochi e quindi l'alga fa fatica. Questo è un esempio che ci fa capire perché le alghe sono così tenaci, le alghe indesiderate, anche quando noi le combattiamo, prima di tutto perché hanno una riproduzione sessuata notevole, sono degli organismi inferiori e anche dai piccoli frammenti riescono a rigenerarsi. Questo perché? Perché in natura devono far fronte all'azione predatoria di tutti i pesci erbivori. Dall'alimentazione organica, l'aspetto molto importante è che riescono ad assimilare gli amminoacidi e abbiamo visto cosa serve, cosa ne fa il corallo di questi amminoacidi. Questo è l'esempio della tubastrea che sarebbe consigliato alimentarla direttamente. Un'altra fonte di cibo molto importante per il corallo è quel muco. Voi avete preso, no, in mano i coralli, avete sentito
come sono visciti, quel buco che c'è sulla superficie del corallo viene prodotto in buona parte dalla fotosintesi. È un muco ricchissimo di polisaccaridi, polimeri, lipidi, aminoacidi, batteri, vibrioni. Questo muco viene usato dal corallo come una grande rete e cattura i crostacei e altri abitanti dell'oloplancton o del plancton. Li ingabbia in questa rete che diventa una manna alimentare veramente energetica e poi grazie a un movimento di, si chiama sifonoglifo, il corallo fa scorrere questo muco verso la bocca del polpo e se lo mangia. Una parte dei ricercatori hanno studiato proprio questo aspetto e hanno visto che il 20% di questo buco viene elargito anche alle aree circostanti e serve per nutrire tanti organismi della barriera corallina. Quando noi andiamo in un negozio, Danilo, andiamo là e di solito io a volte mi metto di fianco e ascolto, no? Arriva qualcuno e dice: guarda che bel corallo, com'è grosso, com'è rosso, com'è giallo, dammelo. Allora, il criterio di scelta non deve essere questo, il criterio di scelta deve essere un altro. Io ho un'esperienza, io ho un acquario che mi permette di allevare quel determinato tipo di organismo. Appunto per sensibilizzare un po' questo discorso, sto preparando, non so quando la finirò, una conferenza sulla tassonomia dei coralli duri, che dovrebbe essere, se mi dà una mano Danilo, una pagina, vorrei farla diventare una pagina sul mio sito consultabile. Perché deve essere una pagina consultabile? Perché in quel database io sto archiviando tutte le fotografie, per adesso ho finito quello dei coralli duri a piccolo polipo, del Veron, dell'enciclopedia del Veron, no? In modo che una persona quando si reca in un negozio qualsiasi, qua a Torino, a Milano, da qualsiasi altra parte, dice: ma che bel corallo, com'è rosso, ma aspetta un attimo, fammi vedere, mi collego, ah sì, è questo. Quindi proprio la filosofia dell'acquisto del corallo deve cambiare, deve essere diversa. Io ho un amico che si interessa di modellismo, che è uno che, ragazzi, cioè, lui mi sa dire i millimetri di un cannone che sta a poppa di una portaerei. Allora, ma io dico che, cioè, noi non dobbiamo arrivare a tanto, però perlomeno sapere esattamente cosa ci stiamo portando a casa. Quell'animale che ci stiamo portando a casa è, se noi andiamo ad acquistare un corallo duro, è uno cnidare, i cosiddetti animali cavi urticanti, che fanno parte di uno dei 25 ordini del cerco dei celenterati. Sono degli animali veramente incredibili che abitano i mari del nostro pianeta. Non è giusto? Abitano la cintura di barriera, quei 30 gradi a nord e a sud dell'equatore, dove i mari sono caratterizzati da condizioni di stabilità. La temperatura è stabile, la sedimentazione non esiste o esiste in maniera proprio ridotte ai minimi termini, e il nutrimento anche in questo caso è presente. Altra cosa interessante quando si acquista un cnidare è sapere che arriva sì dal gruppo degli cnidari, ma che i componenti di questo gruppo, idrozoi, scifozoi, cubozoi, antozoi, hanno delle forme simili. La forma del polipo e della medusa è una forma che ricorre all'interno di questa specie. Gli SPS per esempio sono tanti piccoli polipi che formano uno scheletro comune, lo sappiamo, costituito da cristalli di carbonato di calcio, magnesio e altro, mentre l'LPS, come questa catalafilia, è formato da una serie di pochi grandi polipi, oppure, come nel caso di Scolimia, corallo monocentrico, è formato da un solo polipo. Quindi sono le differenze non tassonomiche, ma le differenze che facciamo noi acquariofili. Eccolo qua, l'elemento caratteristico della barriera corallina, lo vedete? Il polipo del corallo e la medusa. Forma polipo e medusa sono molto simili. Il polipo ha la forma di tubo, di sacco, con l'apertura corrisponde alla zona boccale anale con la corolla di tentacoli molto abili nella predazione. Al contrario, la medusa è un polipo capovolto, quindi anche in questo caso la similitudine. Ho scritto sotto: il corallo fase 1 è una fase pelagica, perché se consideriamo la riproduzione sessuata del corallo, come diceva prima nella famosa notte dove c'è lo spawning sulla barriera corallina, dove c'è l'emissione dei gameti da parte dei coralli e quindi la fecondazione, avviene
in funzione prima dell'inizio del processo di settlement, cioè della discesa della larva sul fondale, avviene una fase pelagica di questa planula, per cui ha, diciamo, il polpo corallino, il corallo ha una fase pelagica e la fase 2 è sessile, quindi si ancora al substrato. La medusa, al contrario, avrà una fase 1 che è sessile, quindi ancorata con, diciamo, il polipo, la produzione delle firie, e poi infine la fase pelagica, che è la fase vera e propria della medusa. Quindi polipo e medusa sono due aspetti e due forme interessanti. Questo è il polipo del corallo. Il polipo del corallo vive, nella maggior parte dei casi, all'interno del corallite. Perché vive nel corallite il polipo del corallo? Qualcuno lo sa? Come mai vive all'interno del corallite? Vive lì per proteggersi dai predatori. La barriera corallina rappresenta una varietà di forme di vita e di colore, ma rappresenta anche tante bocche affamate pronte a divorare anche i polipi. E a questo proposito non è la prima volta che un acquariofilo dice: ma quando io prendo un corallo, vado a casa, è bello aperto, dopo un po' non estroflette più i polipi. Ma ci dobbiamo fare qualche domanda. Quando è che il corallo estroflette i suoi polipi? Quando ha l'energia per poterlo fare. È un po' come noi quando andiamo a fare una corsa in bici o a piedi, ci andiamo se abbiamo forza sufficiente per poterlo fare. Perché consuma energia il polipo? Il polipo, quando si apre, ha bisogno di creare una pressione interna maggiore della esterna, perché altrimenti viene schiacciato. Questo lo ottiene contraendo la sua pancia, il celentero, quella cavità che abbiamo visto prima. In questo modo la pressione aumenta e il polipo resta aperto senza difficoltà. È ovvio che questa situazione implica un notevole consumo energetico, per cui il polipo inizialmente ha energia e si apre senza nessun problema, poi perde energia. Magari le prede sono di dimensioni troppo piccole o troppo grandi, le prede sono povere di sostanze nutritive, sono delle scatole vuote, la corrente d'acqua non è idonea. Mi è venuta una malaugurata idea a proposito di corrente d'acqua, di pensare a un acquario solo di filtratori, dentro nefi e nemmalie. Mia moglie già si dispera perché di acquari ne ha già dappertutto. Allora, questi coralli che vi ho appena nominato hanno la necessità per assumere cibo di una velocità idrica di 16 cm al secondo. Al di sotto di questa velocità fanno fatica ad assumere cibo, a parte che ci vogliono cibi che sono mucosi, quindi sono cibi particolari. E secondo me questo, il fatto di riprodurre, di allevare soprattutto in acquario questi coralli, potrebbe essere l'obiettivo, se i costi energetici sono sempre così elevati per la gestione degli SPS, degli acquari, magari delle prossime generazioni di acquariofili. La luce potrebbe essere insufficiente e poi potrebbe avere poco organico, quindi il polipo non trova energia, non estroflette i polipi stessi, e quindi noi ci lamentiamo perché l'energia del polipo è terminata e il polipo ha i tentacoli ritratti. Questa è l'epidermide, l'ectoderma del polipo corallino. Vedete che ha tutti quei flagelli e le nematocisti che servono a catturare, come dicevamo prima, le varie prede, proprio le cattura, le perfora con questo dardo, con la nematocisti, e oltretutto invia una neurotossina alla preda, la paralizza, c'è uno scambio di liquidi tra il polipo e la preda, il polipo con questo scambio capisce che la preda è commestibile, la ritira in prossimità della sua bocca, poi ci sono altre ghiandole che con quelle neurotossine la storditiscono maggiormente, la ritrae nella sua pancia e grazie ai filamenti mesenterici che hanno prodotto i vari acidi riesce poi a digerirla e a valorizzarla. Questo è un aspetto tassonomico, una stupidata proprio. Il corallite, si vede bene in questa eufilia, il corallite e i setti che finiscono nell'interno e dividono il celentron in tante camere singole. I setti che terminano poi nella parte esterna, vedete nella parte esterna, qua, abbiamo la parete del corallite, i setti arrivano sulla parete, la passano e diventano coste, quindi setti e coste sono uno dei primi particolari che il tassonomo utilizza per
attribuire già una direzione alla sua classificazione. Se ci sono dei coralli che non hanno le pareti e quindi abbiamo setto coste, si chiama in questo modo, una piccola precisazione. Poi ovviamente c'è il cenosarco, che è il tessuto vivente che sta sul polipo, e il cenosteo, che è quella, diciamo, la possibilità che ha il corallo di tenere assiemati tutti i coralliti con quel tessuto poroso ma calcareo. Esocoralli, tutti sappiamo che hanno sei polipi o multipli, sei tentacoli multipli di sei, soft coral invece ne hanno otto multipli di otto. Più o meno l'anatomia del polipo è identica, sono i coralli molli molto meno abili nella predazione, sono più che altro dei filtratori, colonie batteriche e anche fitoplancton. Questa è la struttura interna schematizzata in maniera molto semplice di un alcionide. È caratterizzato da un grande polipo che dalla base del corallo arriva fino in superficie. È inusuale parlare di coralli molli perché ormai siamo abituati a parlare dei duri, però questi coralli sono animali bellissimi e hanno fatto la storia dell'acquariofilia, sono ancora da considerare, da tenere in serio considerazione. Questo polipo che vedete qua è molto importante perché funziona come un cordone ombelicale per il corallo molle. Questo polipo distribuisce la luce, il cibo, le zooxantelle all'interno della colonia e grazie a quei movimenti di sifonoglifo mantiene costante la pressione d'acqua, quindi il corallo duro resta sempre, il corallo molle resta sempre gonfio. I polipi sono di due tipi, autozoidi che sono i predatori e sifonozoidi che sono quei generatori di flusso che servono a muovere il buco e a proprio portare il cibo. Il plancton è in mare un chiaro arricchimento per tutti i coralli, è formato da un'infinità di piccoli organismi che fluttuano in sospensione nell'acqua sospinti dalle correnti oceaniche. Le correnti oceaniche hanno un'importanza notevole nella distribuzione del cibo e anche delle larve, dei pesci e dei coralli. I coralli si diffondono grazie a una diffusione passiva grazie a queste correnti, che sono molto importanti anche per evitare le stratificazioni. Questa è un'immagine grafica ricostruita grazie ai dati che ci ha inviato un satellite della NASA. Qua i ricercatori ci fanno vedere le correnti superficiali, che sono quelle con il tratteggio leggero, poi abbiamo quelle continentali e abbiamo poi le grandi correnti equatoriali. Tutte queste correnti muovono, generano diffusione dei coralli e trasportano il cibo stesso. Il plancton, essendo proprio abbastanza una forma di vita passiva, differisce dagli altri abitanti proprio perché i pesci e altri hanno un sistema di nuoto, di locomozione proprio. Tutti sanno che il plancton ormai è formato da batteri, fitoplancton e zooplancton, ma anche in termini di dimensione, vedete, mega, meso, macro, nano, micro, fetmo, pico, si può già fare una catalogazione. Dagli 0,2 micro, che sono le forme batteriche vibrionali, fino ai 200 cm dei vermi nastriforme e delle meduse. Se andiamo a prendere in considerazione i vari processi grazie ai quali gli organismi riescono a procurarsi il cibo necessario alla loro vita, si può dire che il plancton racchiude i tre principi essenziali: la produzione, il consumo e la decomposizione. Comunque tutto inizia con la luce del sole, che colpendo la superficie dell'acqua fa sì che il fitoplancton si sviluppi, che diventi cibo per lo zooplancton erbivoro, che diventerà cibo per quello carnivoro e su fino all'apice della catena alimentare con i grandi predatori. Tutte le sostanze di scarto di questi organismi vengono poi metabolizzate dai batteri e trasformate in sostanze inorganiche, l'azoto, nitrato e fosfato, che viene poi assorbito dal fitoplancton per chiudere il ciclo. Il fitoplancton è formato da un'infinità di piccole alghe unicellulari che non sono neanche visibili ad occhio nudo, vanno circa dai 2 ai 30 micro, sono visibili al microscopio, sono visibili nel reattore di plancton perché c'è una densità notevole, sono visibili da questa foto di un satellite ESA in quota che ci fa vedere una formazione di fitoplancton nel mare del nord. Il fitoplancton in crescita non inquina l'acqua, è un vegetale per cui, come abbiamo detto prima, assorbe azoto e fosforo, in percentuale naturalmente la quantità che ne utilizziamo. Una buona parte dell'ossigeno che stiamo respirando in questo momento è prodotto dal fitoplancton e rappresenta con il plancton un alimento ideale per tantissimi organismi marini.
Perché è così importante il plancton, soprattutto il fitoplancton? Perché i cosiddetti acidi grassi, gli omega 3, gli omega 6, il DHA, il docosahexaenoico, l'EPA, eicosapentaenoico, o l'AA che è l'aracadenoico, sono tutti acidi molto importanti e che gli organismi non riescono a sintetizzare da soli, li devono ottenere grazie all'alimentazione, o in maniera diretta o indiretta, anche i nostri coralli. Anche quando si allevano le larve dei pesci, non so, gli amfibrion, che io ne ho riprodotti parecchi, è necessario dare sotto forma di alimento, farlo assorbire al rotifero, dare il rotifero all'anfibrion, e questo rotifero deve essere un veicolo nutrizionale che trasporta gli acidi grassi, oltre anche altre cose. La componente animale, lo zooplancton, che sono tanti metazoi, protozoi, quindi organismi unicellulari e pluricellulari, anche qua le meduse, il megazooplancton, chetognati e salpe, e poi tanti altri crostacei e molluschi che fanno parte di questa popolazione. Dinoflagellati, zooflagellati, foraminiferi e anche le larve dei pesci. Quando una coppia di Premmas si schiude sulla barriera corallina, a parte che si salva un esemplare su un milione, quindi gli altri vengono predati, vengono divorati, noi in cattività abbiamo già dei risultati al 90-95%, su ogni covata si riesce ormai a salvarne. Allora, in questo caso le larve sgusciano dalle uova sulla barriera corallina, salgono immediatamente e per una quindicina di giorni fanno parte dell'oloplancton, quella fascia di plancton che li ospita per un determinato periodo. Poi torneranno, se riescono a superare questa prova difficilissima, sulla barriera corallina in mezzo ai coralli solo quando la metamorfosi sarà avvenuta, quindi sono apparentemente meno vulnerabili. Poi abbiamo il batterio plancton, che tutti sappiamo che cos'è perché cerchiamo più delle volte di svilupparlo anche in acquario. Con i metodi a proliferazione batterica noi cerchiamo di sviluppare una quantità di batteri tali. Questi batteri cosa fanno? Utilizzano le sostanze organiche per creare la propria biomassa, e quindi le sottraggono all'acquario prima che diventino inorganiche, e i batteri poi vengono in parte asportati dallo schiumatoio, quindi asportiamo all'organico. È ovvio che se non li asportiamo con una regolazione corretta, quando muoiono ricedono poi in vasca le varie sostanze. Cioè la mia filosofia, la filosofia della plancton qual è? È quella di gestire in maniera naturale l'acquario di barriera, grazie proprio all'ausilio dei cibi vivi del plancton, progettando apparecchiature per cercare di mantenere il più possibile vivi questi organismi all'interno degli acquari ed ottenere quindi quelle condizioni oligotrofiche di cui parlavamo prima, cioè l'acqua ricca di alimenti ma povera di sostanze inquinanti. Io sull'acquario per esempio che ho in casa, è un piccolo 150 litri, dopo lo vedrete, è un acquario gestito in maniera un po' particolare. Io non ho attaccato il mio dosatore per questioni proprio di dimensione, l'acquario è piccolo, sarebbe quasi più grosso il dosatore, siamo lì. Allora quando arrivo a casa la sera ho la mia tanichetta con dentro un litro di rotiferi e lo vuoto nell'acquario, li alimento i miei SPS solo in questo modo. Quindi condizioni oligotrofiche significa ricche di cibo ma povere di inquinanti. E poi c'è la convinzione che il corallo debba essere alimentato unicamente lui in acquario. No, noi dobbiamo alimentare tutto il sistema perché dobbiamo far funzionare l'intera biomassa, quindi tutti gli organismi che vivono nei fondali, sui fondali e nelle rocce. Allora, vediamo un po'. Questo è un altro aspetto importante. Quando io inquino, devo poi andare a pulire il mio acquario, secondo sempre quello che penso io ovviamente, quello che ho visto nel mio acquario e nei miei acquari. Quando vado a pulire un acquario, sia che usi uno schiumatoio molto performante, che ne usi uno meno performante, che usi della chimica, della zeolite, non sono così efficienti questi metodi e noi non siamo così bravi di andare a cogliere selettivamente quel particolare che vogliamo eliminare. Noi raccogliamo un po' di tutto, impoveriamo il nostro acquario. La difficoltà sta poi nel dare ancora il giusto equilibrio alla vasca, quindi tolgo e devo dare per riassettare la vasca. Meno inquino, meno tolgo e meno devo riequilibrare. Cioè, non so se ho reso l'idea di come io vedo far funzionare questi sistemi.
Allora, come si crea questa situazione? Come dicevamo prima, si parte dall'origine, quando si convince il coniuge ad allestire, di solito succede così, ad allestire l'acquario in casa, allora devo partire da determinati presupposti, la pianificazione, quindi allevare organismi che abbiano delle esigenze più simili possibili. Come dicevo prima, non posso allevare una tubastrea e pretendere di allevare anche un SPS molto esigente di acqua pulita, quindi uno dei due è destinato a soccombere. Quindi conoscere gli animali, dimensionare nella maniera corretta la tecnica e non sovradimensionarla. Io personalmente in quel piccolo acquario, come vedrete dopo, utilizzo la fitodepurazione, però questa è una cosa tutta soggettiva e probabilmente di pochi, anche personali. Questo è l'acquario, vedete la parte posteriore dell'acquario, non c'è nessun tipo di filtraggio, non esiste il sump. La parte posteriore di questo acquario è un refugio. L'acqua la aspiro dalla vasca, la porto dietro nel refugio e quelle che vedete nel lato sono bocche d'uscita, perché gli organismi che vado ad allevare là dietro devono giungere meno frullati possibile in acquario. E io ho a disposizione una riserva di cibo continuo che mi arriva da dietro. Dietro ho un rifugio ad aghi, in questo caso illuminato da un LED. Questi sono i 140 litri di cui vi dicevo prima, e il fondale è un DSB vero e proprio da 120 mm. Questa è la parte posteriore che si intravedeva prima, è la classica acantomorfa Linum per un'alga pluricellulare, quindi indicata per determinati scopi. Ah sì, questo che vedete qua sotto è una sorta di prototipo che sto provando da alcuni mesi nel mio acquario, in acquari tematici non sovraccaricati. È uno strumento che mi auguro che vada a sostituire lo sfumatoio per questa tipologia d'acquario, per chi lo vorrà installare, quindi popolare leggermente di più, perché mi pulisce l'acqua ma non mi toglie nulla di quel discorso che abbiamo fatto prima, non me ne impoverisce, le sostanze vive restano vive. Non ho una girante Ned Wheel o un Venturi che mi fa una depressione tale che già nei primi 10 cm mi ammazza gli organismi. Quando nel 95 o giù di lì è uscito il primo HS, lo sfumatoio, il 1060, quello con la pompa 1060, io penso di essere stato uno dei primi a spendere dei soldi per comprarlo. L'ho portato a casa perché volevo ottenere l'acqua oligotrofica con quello schiumatoio, e quello che ho ottenuto con quello schiumatoio era un paesaggio lunare. Ci mancava un po' e lo schiumatoio mi toglieva anche il silicone dai vetri. Cioè, quindi questo era un sovradimensionamento della tecnica, ma poi tante prove che ho fatto in seguito, delle colonie, non so, sane, messe in vasche con sovradimensionamento di schiumatoi, e queste degeneravano velocemente. Era difficile ristabilire l'equilibrio, non impossibile, è difficile ristabilire l'equilibrio con macchine così potenti. E da qui l'idea della conduzione naturale del sistema. Allora, sì, ecco, Acquanatura è un po' l'espressione di una filosofia diversa di vedere e di gestire l'acquario. Sono tre microcosmi, DSB, rifugium e colonna d'acqua, che compongono un mesocosmo. Cosa significa? Che io innanzitutto devo essere appassionato dal fondale di questa tipologia di acquario, cioè io devo vivere solo col fondale. Da me ho una ventina di vasche allestite solo ed esclusivamente col DSB. Poi mi sono recato tempo fa da un grossista, ho aspirato tutti i sedimenti sotto le rocce in stabulazione, li ho portati da me, li ho passati al microscopio, ho scelto alcuni organismi che ritenevo utili per la mia vasca, poi al limite della pazzia li ho allevati in tante vaschette, e una volta al giorno queste vaschette scaricano una buona parte del loro contenuto sui DSB che stanno sotto. Questo perché? Perché innanzitutto generare una sabbia il più viva possibile, al di là della professionalità del produttore, ma lo stoccaggio della sabbia viva o pseudoviva lascia un po' a desiderare, perché il confezionamento per un mese, vi lascio capire cosa resterà vivo di quella sabbia. In questo modo la sabbia resta viva, sono degli inoculi nel vero senso della parola. Vi dico,
questo perché prima vi devi, in questa tipologia di acquario vi devi interessare, la filosofia deve cambiare, devi interessare il fondale. Io devo capire, questo organismo sì, mi mangia questo, ma perché mi ha mangiato questo? Perché non troverà cibo, però tra questi tre campa questo. Allora, questa è la prima passione. La seconda è quella del refugium dietro, curare bene il refugium dietro, questo è l'organismo giusto, questa alga cresce troppo, questa cresce di meno, questi due si combattono, questa ha gli rizoma che sono un po' forti, faccio fatica a estirparla, mi deve piacere anche il refugium. Questi due ambienti fanno sì che poi io gestisca al meglio l'ambiente successivo, cioè la colonna d'acqua, l'acquario vero e proprio. È una filosofia un po', un approccio un po' diverso, insomma, dal solito. Questo è l'acquario comunque. No, volevo farvi vedere l'altro, okay? Esatto, all'avvio quell'acquario che non ha schiumatoio e niente, ovviamente aveva problemi, ho avuto problemi di ciano subito dopo circa un paio di mesi, non era ancora popolato perché io ho seguito i canonici mesi proprio della maturazione del DSB, e allora ho iniziato con quei po' di sabbia viva che avevo a inoculare i fondali. Infatti si vedono gli organismi che cominciano, se fissate bene i fondali li vedete, si muovono e cominciano a lavorare i vari sassetti che ci sono dentro, di varie granulometrie. Beh, dopo circa un 20 giorni il problema è scomparso, tuttora l'acquario gira, che è una meraviglia, poi si è naturalmente stabilizzato. Il discorso che facciamo con Danilo un po' di tempo fa al telefono è che io questi acquari piccoli non sono mai riuscito a gestirli con un reattore di calcio, in quanto mi acidifica troppo l'acqua, forse sono acquari piccoli, 120, 130, 140 litri, per cui ho utilizzato in questa situazione il metodo Balling delle tre soluzioni, dei tre sali, con le varie pompe dosometriche. Ormai capisco qual è il consumo della mia vasca, taro la pompa, ho fatto le mie misurazioni, quando ho più necessità di KH aumento il KH, nel reattore non faccio fatica a scindere il KH da calcio perché mi dà una certa proporzionalità dei due composti. Quindi l'acquario è stato gestito così. Io lo vedo l'acquario di coraglio, un acquario tematico, non una zuppa di pesce, quindi sempre perché aggiungo più pesci, inquino e quindi faccio fatica a mantenere la situazione. Quindi creare una rete alimentare è indiscutibile. È troppo veloce, sì, però non voglio rubare tempo a Danilo che vedo che è impazzente. Scusate se... Allora, quanto tempo ho ancora a disposizione, Danilo? È già scaduto. Vai tranquillo. Allora, come ottenere un prodotto di qualità? Beh, innanzitutto a me fanno ridere certi produttori che producono degli attrezzi, producono degli alimenti, ma non sanno bene quello che stanno facendo, secondo me. Perché dico questo? Perché bisogna, quando si produce qualcosa, bisogna soddisfare bene dei presupposti. Innanzitutto bisogna conoscere le esigenze del corallo, conoscere esattamente molto bene i processi che governano l'acquario di barriera, conoscere altrettanto bene l'interazione tra l'apparecchio o l'alimento che io ho fatto e il sistema acquario. Quindi per sviluppare un'apparecchiatura, un sistema B, bisogna conoscere queste stesse situazioni. Beh, qua il fitoplancton lo sapete, che si alleva ormai in cattività, le due alghe più utilizzate sono la tetraselmis e la nanocloropsis. Ecco qua. Una coltura, a volte dicono, ma una coltura è verde, poco verde, una coltura, tanto innanzitutto una coltura verde, non so, di nanocloropsis è molto verde quando ha una densità elevata, ma deve essere anche un veicolo nutrizionale consistente per parlare, non deve essere una scatola vuota, quindi questo fitoplancton va allevato nella maniera idonea, quindi vanno dosati degli oligoelementi, vanno utilizzati dei substrati idonei che renderanno il fitoplancton utilizzabile in acquario. Ambienti asettici più possibile, il trattamento dell'acqua deve essere indubbiamente autoclavata e fatta nella maniera giusta, e anche il trattamento dell'aria. Questa è la sterilizzazione di uno dei reattori di fitoplancton. La sterilizzazione dura circa 15 o 20 minuti, quando un reattore è vuoto, prima dell'inoculo successivo viene sterilizzato con dei sanificanti, viene preparato e poi verrà inoculato per la nuova coltura. Naturalmente i vari controlli sono da effettuare, la scelta dei fertilizzanti idonei. Questa è una immagine che fa vedere la differenza tra un fitoplancton liofilizzato,
brutta immagine, però insomma rende già l'idea, a sinistra è quello reale che è molto più fine, cellule vive a destra. Il dosaggio lo potete trovare tranquillamente sulle pagine del sito. La certificazione è legata al prodotto, i vari reattori che servono ad allevare il prodotto, le spedizioni, lo zooplancton, l'organismo più utilizzato è il rotifero, il Brachionus, che questo deve essere arricchito perché altrimenti è una scatola vuota, serve a poco, anche i copepodi, i Calanus, molto interessanti. Dosaggio manuale in acquario. Dello zooplancton io solitamente mi regolo molto più abbondantemente, ma io ho le colture sempre a disponibili. Come ho visto che 250 ml mi fanno un acquario di 200-400 litri. Poi il dosaggio automatico dello zooplancton si può ottenere con un reattore. Eccolo qua. Sì, è scappato. Ascolta, il reattore di plancton, dove all'interno del zooplancton, all'interno della camera, riusciamo a generare quelle colture. A parte tu Dati che lo stai provando, però anche Acquaporta l'anno scorso ha provato questo strumento, vedete l'ha installato di fianco a un acquario, l'ha regolato, naturalmente allo strumento bisogna introdurre una colonia di zooplancton di 100 ml, poi si inizia con l'introduzione dell'acqua del vostro acquario, c'è l'avviamento con il fitoplancton, si attende lo schiarimento della coltura, poi si inizia il dosaggio. Questi sono altri particolari dell'installazione e questa è la variante di cui parlavamo l'altro giorno. In prima battuta facevo aspirare la pompa dosometrica, che conoscete molto bene di Luca, facevo aspirare la pompa dosometrica direttamente dalla vasca, questo mi creava un inquinamento e poi c'erano delle sostanze che mi minavano un po' la coltura all'interno del reattore. Ora faccio preparare dei serbatoi contenenti 400, nella miscela 450 ml di acqua dell'acquario, 250 ml di fito, sì, sì, sì. E la pompa va a pescare direttamente da lì e mi mantiene attivo il reattore anche per un mese, che continua a produrre considerevoli quantità di rotiferi che giungono in vasca. L'installazione naturalmente può essere fatta a bordo acquario, queste sono le varie prove che hanno fatto i ragazzi di Acquaporta, questo è l'organismo che viene allevato all'interno, il rotifero, i vari grafici dove si vedono le varie, la produzione degli organismi e quindi grazie al plancton io in acquario riesco a ottenere quella qualità oligotrofica di cui parlavamo prima. Cibo è un cibo che non inquina, permane vivo, ha un alto valore nutritivo e mantiene una biodiversità in acquario non indifferente. Questo che corallo è? Sentiamo. Ottimo, Cantastrea c'è un altro nome dopo, eh? Ok. Questo è un corallo fotosintetico per la maggior parte, però non disdegna un'alimentazione integrativa. Si deposita, si fa una pappetta, di solito. Magari si prende del cibo, si pesta un po', si fa una pappetta e poi si va a sciogliere il cibo sul corallo stesso. Questo è, diciamo, induciamo il corallo ad alimentarsi. Il reattore di plancton mantiene costante in 24 ore l'alimento all'interno dell'acquario stesso, per cui il corallo raccoglie il cibo quando gli occorre. Questo che corallo è? Ok, anche questo corallo di prima può essere alimentato, poi un'altra alimentazione sempre con il cibo di cui vi dicevo prima sopra il corallo stesso, guardate come capisce che deve mangiare in questo caso, questa è un'alimentazione comunque forzata, io vado in quel momento a dire al corallo tu devi mangiare, più naturale fargli trovare del cibo libero in acqua. È quello che dicevamo adesso. Il dosaggio di aminoacidi io lo ritengo utile perché prepara proprio il corallo a mangiare. Una volta c'erano delle sostanze che si chiamavano appetite stimulant, che erano degli aminoacidi, si davano circa mezz'ora prima in acquario, la reazione chimica del corallo era di estroflettere i polipi, poi si dava l'alimentazione vera e propria.
Queste sono le novità che vi permettono, secondo me, di mantenere vivo l'entusiasmo e di gestire al meglio il vostro acquario di coralli. Io sono stato un po' lungo, per cui mi sono dilungato un attimo, Dani mi ucciderà per questo.